fatto apposta, hai tenuto il voto più importante per oggi, hai detto sono qua tranquillo, poi quando arriva il momento non metto dentro e regalo la sapere. No, beh, fatto apposta no, cioè sicuramente ho avuto un anno un po' così, dai, arrivato un po' dopo, un po' di infortuni, un po' di tutto, un po' di sfortuna, il palo della Pro Sesto, un po' di cose, però dai, sono felice che questo momento è passato, che ho fatto un gol, si può dire così, importante per la Pro Patria, quindi speriamo di aver lasciato un buon segno. Ma lì è un mix di emozioni, cioè hai un... diciamo che non ci capisci un po' niente, anche per il gol, per il minuto, per tutta la situazione che si è creata intorno, è emozione, poi è un gol che mi ha tolto, diciamo, tante soddisfazioni dopo, ripeto, tanti infortuni, eccetera. Quindi sicuramente felicità ed emozione. Diciamo quel mix di emozioni che ti sono passate, magari hai visto un attimo tutta la tua stagione che è stata un po' travagliata, infatti hai fatto fatica per il primo risultato. Sì, ero un po' indeciso, sapevo dove va, cioè dove andare, cosa fare, però sono contento, alla fine l'importante è che la palla sia entrata e che siamo riusciti a salvarci. Grazie. Grazie a te. Amina, adesso puoi mangiare. Diceva il mister che avevi seguito la malattia. Adesso no, tra due orette magari sì, però non, diciamo che non ha influito molto su di me, nel senso è una cosa che ti abitui e poi man mano andare stai bene. Ma ai miei familiari, come al solito, che seguendo tutta la mia stagione mi sono stati sempre vicino e mi ha sempre detto di star tranquillo che le cose arrivano. Sì. Un po' un bilancio del collettivo, quindi si è trovato tutto il gruppo. No, gruppo, siamo un gruppo davvero bello, compatto, unito, ci divertiamo. Peccato per il periodo brutto che abbiamo passato, però cioè, sul gruppo non si può dire niente. Sì.